i Granata di Mister Scurto. Il Monza invece in trasferta ha vinto 3 volte, ha pareggiato 5 e ha perso 4. Subito un pallone calciato in profondità dalla squadra brianzola ad aprire il gioco a sinistra, lo fa però in modo non preciso e allora il Toro può ripartire. Padula scatta, controlla, Padula in area di rigore, Padula! Il vantaggio del Torino, Cristian Padula al 7° minuto del primo tempo, sigla il gol dell'1-0. Quinta rete stagionale però dal lungo lancio di Balcò, guardate la palla perfetta, molto buono anche il controllo di Padula che batte Domanico e anche Ravelli che stavano provando invano a recuperare, passa in mezzo a 2 avversari però Cristian Padula e Insacca. Ai danni di Antunovic, attenzione però perché il Toro recupera palla ed è 2-0 per i Granata. Zanos Sava batte il portiere Mazza, raddoppio Torino, ancora un errore difensivo del Monza che costa caro. Qui la pressione che porta all'errore del portiere Mazza, Sava ne approfitta e fa 2-0. Giocatore che piace, sbaglia la misura di questo passaggio in avanti il Monza, lo intercetta Russell. Poi Sava con il pallone in verticale per Nge, lo deve inseguire il portiere mentre la porta rimane vuota. Nge vince lo sprint con Mazza e fa 3-0. Il Toro segna ancora con Nge. Sprintano per il pallone dopo un altro errore difensivo del Monza. Il gioca qui sul lancio di Sava, c'è indecisione, in particolare è Ravelli che allontana il pallone vanificando anche l'uscita di Mazza che poi prova a recuperare, ma Nge più veloce di lui trova anche l'angolo giusto per la Valle che è lo specialista, in realtà non è lui questa volta vicino al punto di battuta. C'è Russell spiovente in mezzo, la difesa del Monza allontana, conclusione al volo per il 4° gol. Jonathan Silva completa il poker del Torino, il demarcatore di questa partita. Russell calcia, la palla viene respinta fuori dall'area, guardate la coordinazione di Silva, colpisce apparentemente in modo non perfetto ma riesce a dare con il collo del...